Tutti partono, tutti vanno all'estero a studiare o a cercare lavoro e alla fine anche tu sei finito qui per informarti e per ottenere quante più notizie sulla possibile vita che andrai a svolgere a Londra. D'altra parte, tutti abbiamo l'amico che è partito ed ha trovato lavoro senza esperienza in un ristorante nel giro di 2 giorni e poi ha imparato il mestiere e ha fatto quindi carriera, non è vero? Uno dei lavori più gettonati quando si arriva a Londra sicuramente è il cameriere. Che sia per passione o necessità, molti italiani appena approdati nella capitale britannica scelgono la ristorazione per trovare un primo impiego e magari poi per fare carriera. Altri invece incominciano a lavorare nella ristorazione per poi approdare in altri settori appena si è migliorata la lingua. E anche questo di per sé non è affatto una mossa sbagliata, anzi. E tuttavia, così facile trovare lavoro a Londra come cameriere? È necessario conoscere l'inglese? È vero che si trova subito lavoro anche senza esperienza, ma quanto guadagna un cameriere a Londra? Se sei già pronto con la valigia in mano, ma hai dubbi sullo stipendio e sul percorso professionale da fare per diventare un cameriere a Londra, ecco cosa dovrai sapere. Ma prima di tutto, Sigla! sigla! Uno dei luoghi comuni su Londra è che è facilissimo trovare lavoro come cameriere anche se non si ha esperienza. Questo è vero, ma fino a un certo punto. Il mercato è così competitivo e c'è così tanta offerta di lavoro che se si è in possesso di alcune doti, come per esempio saper lavorare sotto pressione, avere ottime doti comunicative, essere socievole e sveglio, c'è effettivamente la possibilità di trovare un impiego anche senza esperienza. Tuttavia, soprattutto se si aspira ad avere un buono stipendio e a lavorare in un ristorante di un certo livello, l'esperienza pregressa, ahimè, è necessaria. Per quanto riguarda poi le possibilità di carriera, da cameriere semplice si può diventare in poco tempo head waiter o waitress, magari coordinando uno staff di camerieri, fino a diventare supervisor e manager. Per lavorare come cameriere e quindi con il pubblico, la conoscenza dell'inglese è fondamentale. Anche se si lavora in un ristorante italiano è la stessa cosa. Dovrei almeno avere un livello intermedio in modo tale che tu possa capire gli ordini dei clienti, relazionarti con gli altri membri dello staff, saper spiegare il menù e dare assistenza alla clientela. Ma quanto guadagna questo cameriere a Londra? In genere, ogni cameriere ha uno stipendio ed è messo in regola sin da subito. In Inghilterra non è come in Italia, dove spesso chi fa questi mestieri viene pagato in nero, eh? È difficile prevedere in modo specifico quanto guadagna un cameriere a Londra, in quanto lo stipendio varia a seconda del tipo di ristorante, dell'esperienza e delle mance guadagnate. Di base, infatti, il salario di un cameriere è il seguente: cameriere o cameriera senza esperienza, dalle 12.000 alle 18.000 sterline l'anno. Cameriere o cameriera con esperienza, dalle 18.000 alle 21.000 sterline l'anno. Cameriere o cameriera con molta esperienza, dalle 22.000 alle 27.000 sterline A l'anno. queste cifre, però, vanno aggiunte le mance che spesso vanno ad aumentare di parecchio lo stipendio di base percepito. Infatti, in Inghilterra o comunque nei paesi di origine anglosassone è molto più comune lasciare ottime mance a tutti i camerieri che si dimostrano gentili e che effettuano un ottimo servizio. Difficile invece trovare posizioni da cameriere in cui è incluso, oltre allo stipendio, anche il vitto e l'alloggio, o almeno sto parlando della città di Londra. Ma ad ogni modo, come ottenere facilmente il lavoro di cameriere a Londra? È chiaro che in questi casi avere una buona e solida base di esperienza dimostrabile conta, ma anche se sei senza esperienza puoi farcela facilmente. L'importante è darsi da fare e dimostrare di avere tanta voglia di lavorare. Magari si partirà semplicemente apparecchiando o facendo qualcosa di molto semplice e piano piano si avrà accesso a mansioni più complicate. È chiaro che chi conosce un minimo di inglese è più avvantaggiato, ma abbiamo anche già spiegato, sia in un video che in un articolo del nostro blog, come trovare lavoro a Londra senza conoscere la lingua inglese. Quindi dai uno sguardo sia sul sito di Living on the Way che su questo canale per trovare tutte le informazioni che stai cercando. E chi cerca trova, eh? Per oggi è tutto. Metti un bel mi piace e lascia un commento. Attiva le notifiche se non l'hai ancora fatto e soprattutto ci vediamo nel prossimo video. Non mancare! E ciao! Ciao!